Via l'amianto dagli immobili e dalle scuole del comune di Fano. La giunta ha infatti approvato due progetti preliminari per rimuovere questo materiale nocivo per la salute da 38 fabbricati, da altrettante case coloniche, da 18 scuole per un totale di circa 420.000 euro. Ha approvato inoltre l'avvio della spesa per gli studi tecnici necessari ad altri tre interventi: la rimozione dell'amianto dall'ex mattatoio e la demolizione dei fabbricati, la sostituzione del tetto della palestra Venturini e lo smaltimento dell'amianto dalla copertura interna del palazzetto dello sport Salvador Allende e il suo rifacimento. La spesa complessiva per i lavori sarà di circa 1.400.000 euro grazie ad una deroga al patto di stabilità ottenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato. Questa è l'amministrazione che in 70 anni di storia repubblicana ha investito e sta investendo di più per la riqualificazione e il risanamento ambientale del territorio del comune di Fano. Un passaggio importante perché risolveremo nel giro di 4-5 mesi in maniera definitiva un problema annoso che da decenni si trascina senza soluzione. È un traguardo storico, ha commentato il sindaco di Fano Massimo Seri, che orgoglioso definisce il risultato raggiunto straordinario. Ogni 15 giorni, ha detto, aggiungiamo un nuovo progetto per la città. Sono solo 4 città in Italia che faranno un'opera come questa, città importanti come Roma, Padova, Bari e c'è Fano. Ecco, le cose non capitano per caso, perché ovviamente l'abbiamo inseguita, l'abbiamo perseguita, per cui sono molto, molto contenti e dico anche che le sorprese non finiranno qua. Per quanto riguarda gli interventi a carico dei privati cittadini, invece si contano circa 700 pratiche presentate, di cui l'80% dei casi trattati sono stati già risolti, mentre il restante 20% sono in elaborazione. È importante assolutamente questo, che questi lavori vengano pagati, quindi progettati, appaltati, eseguiti e collaudati entro la fine dell'anno, così che noi paghiamo entro la fine dell'anno. Quindi credo una rapidità eccezionale che è richiesta al settore. Il settore lavori pubblici ha raccolto la sfida insieme al settore dell'ambiente e del patrimonio per le diverse competenze e noi confidiamo di raggiungere questo obiettivo molto importante.